Buongiorno. Proprio nel momento in cui sembravano aprirsi degli spiragli per l'economia italiana, per la conclusione dell'emergenza pandemica, ecco che entrano in scena delle nuove emergenze come l'inflazione, il caro energia e la crisi in Ucraina. Le preoccupazioni sono tante per una guerra che si sta combattendo ai confini europei e arriva una battuta d'arresto per tutta l'economia italiana. Di tutto questo e in questo contesto ne parliamo oggi con un'impresa, l'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese italiane. Lo facciamo con il segretario generale Raffaele Lauro. Benvenuto. Grazie. Allora, segretario, le piccole e medie imprese, le partite IVA, sono davvero un motore fondamentale per tutta l'economia italiana, che è adattabile e flessibile. Ma quali sono, in questo scenario che abbiamo anticipato, i veri segnali di rischio per questo comparto? Le piccole e medie imprese sono il tessuto più prezioso del sistema economico nazionale. Un settore che è stato strangolato dalla crisi epidemica ed ora subisce un ulteriore contraccolpo ancora più pesante dalla guerra in Ucraina. Un'impresa si è impegnata a tutelare e a salvaguardare il futuro di questa struttura, perché è la struttura che rappresenta l'Italia anche come immagine. Basti pensare al Made in Italy, basti pensare all'indotto dei grandi distretti della moda, delle calzature. Cioè, se immaginiamo un futuro per il nostro paese, è quello delle piccole e medie imprese. Segretario, secondo lei quali interventi sarebbero necessari per le imprese italiane che lavorano direttamente in Russia? Noi abbiamo un problema di imprese italiane che operano con strutture produttive direttamente in Russia e che sono circa 120. Queste strutture produttive producono un fatturato di circa 13 miliardi di euro all'anno. Poi abbiamo le nostre imprese che esportano specie dei beni di lusso verso la Russia, e quindi il governo sta studiando delle misure sia per organizzare, se la crisi si aggrava, il rientro di queste aziende in Italia con misure di tutela e di salvaguardia, sia di salvaguardare l'export magari in altre direzioni, perché senza l'export, certo, e senza il rientro di queste avremo un colpo sul nostro prodotto interno lordo. Segretario, un'altra emergenza è quella del caro energia. Il governo è intervenuto proprio con un ultimo decreto. Secondo lei sono state misure sufficienti quelle messe in campo finora? Le misure sono solo un avvio, non sono sufficienti. Non sono sufficienti né nei contenuti né nella tempistica. Le faccio un esempio. La diminuzione dei 25 centesimi sui carburanti, programmata per un mese, quando non sappiamo quanto durerà la crisi, è, sì, lo dico al presidente Draghi, una prova di fiducia, ma potrebbe rivelarsi un calcolo sbagliato. Qual è il futuro dell'Europa dopo questa crisi? Che l'Europa deve creare una rete unica europea dell'energia, deve avere un acquirente unico dell'energia. Queste due voci consentirebbero all'Europa di risparmiare globalmente dal 30 al 50%. Questa è la proposta di un'impresa sul caro energia. Questa è la proposta della ragione, dell'opportunità e della possibile uscita dalla crisi energetica. Voi aiutate in vari modi le imprese italiane, cambiando argomento, segretario, aiutate queste imprese anche in maniera pratica, nella logistica, tant'è vero che ci sono tante imprese che usufruiscono del cosiddetto co-working, cioè della divisione degli spazi in comune anche per diverse attività. Ne abbiamo visitato uno con il nostro Raffaele Genovese, vediamo. Thank you.
Noi siamo una società internazionale di intermediazione assicurativa arrivati in Italia nel 2020. Il nostro modello di sviluppo in Italia è un modello basato sulle acquisizioni di società, pertanto il nostro organico varia in modo repentino e la flessibilità è il motivo principale per il quale abbiamo scelto di essere in questi uffici. Questa è una zona di Roma importante, molto prestigiosa, ben servita, a due passi da Termini, quindi comoda per chi ci fa visita. Prendere uno spazio nostro, escludendo l'acquisizione di un immobile, significa affittare, sono contratti di 6 anni. Peraltro, se tu prendi lo spazio tuo, l'ufficio tuo, subentrano tutte le incombenze, quindi la sicurezza, la manutenzione, il condominio, le utenze, le pulizie, tutte attività di cui si occupa il nostro ospite. Un business center è uno spazio condiviso da più professionisti, quindi più imprese, più aziende che condividono lo stesso spazio, dimezzando le spese di affitto, i costi di manutenzione e anche i costi di gestione, le tasse. Il nostro target di clienti è molto vario, quindi abbiamo sia liberi professionisti, sia multinazionali e si è variegato soprattutto durante la pandemia, dal momento in cui le grandi aziende e anche i professionisti più piccoli avevano problemi di costi e di gestione e quindi si sono affidate ai business center perché offrono soluzioni molto flessibili. Il centro è strutturato su più piani, ogni piano ha il proprio spazio condiviso, condivisibile, come ad esempio le coffee room o le sale riunioni. E la differenza tra un business center e il co-working è che un business center ha alcuni spazi condivisi, mentre gli uffici sono privati, mentre nel co-working tutti gli spazi sono condivisi. Offriamo anche servizi di virtual office, ovvero uffici virtuali, offrendo una sede di prestigio a chi comunque non può permetterselo. Ecco, i vostri clienti per quanto tempo possono noleggiare spazi del genere? Possono noleggiare un ufficio per un giorno, una settimana, un mese, anche un anno, 3 anni, 10 anni, dipende dalle loro esigenze. Un'impresa crede molto in questa realtà, crede molto in questi spazi lavorativi condivisi. Perché? Noi da sempre offriamo una soluzione alle piccole e medie imprese, siano essi liberi professionisti, appunto società oppure multinazionali, è quello di trovarsi a noleggiare degli spazi di lavoro flessibili, che siano essi uffici chiusi come nel caso dei business center oppure postazioni lavoro come all'interno di co-working o in hub o incubatori, e potendo quindi lavorare in piena tranquillità e soprattutto in un periodo come questo in piena sicurezza, che poi di fatto noi facciamo una sorta di albergo per le aziende. Sia che il cliente utilizzi l'ufficio per un'ora, un giorno, una sala riunioni, una postazione lavoro, di fatto a fine periodo di utilizzo paga la fattura e può solamente lavorare tranquillo, perché tutto il resto, la gestione, pensiamo noi. Segretario, la vostra associazione dà delle opportunità, come abbiamo visto, ma richiede anche il rispetto di un codice etico per gli associati. Un punto chiave di questo codice? Il codice etico, che fa parte integrante dello statuto, è una carta dei diritti e dei doveri che non si limita solo a chiedere agli associati, dai vertici alla base su tutto il territorio nazionale, il rispetto delle norme, delle leggi, della legalità, ma chiede trasparenza, chiede anche solidarietà. Quindi le finalità di un'impresa attraverso il codice sono finalità etico-sociale. Un ultimo argomento in 30 secondi. Un'impresa ha lanciato anche un allarme per quanto riguarda il turismo in Italia. Allora le chiedo, qual è la situazione oggi in vista proprio della stagione estiva? Cosa farete? Noi abbiamo supportato durante la fase pandemica tutte le strutture turistiche alberghiere. Io vengo da Sorrento, quindi sono nato tra gli alberghi e nell'attività turistica. Hanno sofferto molto, li abbiamo supportati, abbiamo suggerito al governo misure specifiche. Oggi ci troviamo di fronte, nel momento in cui si pensava ad una ripresa, ci troviamo di fronte ad un nuovo stop relativo alle prenotazioni. Credo che però
la capacità di reazione dell'imprenditoria alberghiera, del breakfast, sarà tale da superare anche questa fase. Bene, un bel augurio. Allora è terminato il nostro tempo. Salutiamo Raffaele Lauro, segretario generale di Un'Impresa. Noi invece ci vediamo con un'altra puntata di Spazio Libero domani. Arrivederci, una buona giornata.